Oh, grandi padri, che dopo aver seminato rigogliosi frutti su un pianeta arido e incolto, ci avete abbandonati come fiori senza rugiada, guardiani di una terra da crescere. Giunga a voi questo canto di attesa e di dolore. Le messi sono già mature, gli alberi sono cresciuti e hanno prodotto in abbondanza. Il nostro compito è finito. I figli dei nostri figli, nati nel solco di una terra straniera, dimenticheranno forse la vostra promessa, ma noi, frutto della saggezza arrivata dal cielo, non abbiamo cancellato dalle menti il volto dei padri, ed ogni giorno ed ogni notte che questo pianeta concede, scrutiamo attenti le nubi, aspettando di vedervi tornare sui carri di fuoco a riprendere ciò che avete lasciato. Così recita un'antica canzone delle Ande, terra di un popolo antichissimo e straordinario, custode di una saggezza perduta. Così gli antichi abitanti di quelle terre invocavano coloro che un tempo discesero dal cielo, che li istruirono con conoscenze incredibili e poi ripartirono, promettendo di tornare in un futuro lontano. A chi si riferivano? Chi erano questi personaggi? Ovunque nel mondo esistono prove come dipinti, sculture, monumenti e scritti che parlano di un passato in cui gli uomini della Terra ricevevano visite di esseri che provenivano dal cielo, che viaggiavano su velieri luminescenti e che venivano considerati dei. Molte sono le testimonianze, spesso inequivocabili, della nascita di civiltà grandi e potenti, ma anteriori a quella egizia, che si fecero plasmare dalla conoscenza e dalla saggezza di questi esseri. Questi popoli, da cui derivano le innumerevoli leggende e racconti mitologici, crebbero in spirito e in tecnologia e raggiunsero le più alte vette della conoscenza. Ne sono un esempio eclatante le famose e scomparse civiltà di Atlantide, Mutolteca, Lemuria, tutte realmente esistite. La storia, cosiddetta ufficiale, afferma che i documenti oggi ritrovati consentono di poter considerare come prima civiltà quella egizia, ma numerose e schiaccianti sono le prove della presenza di altre civiltà anteriori a questa, anche di migliaia di anni. Da chi altrimenti il popolo egizio avrebbe attinto le straordinarie conoscenze che gli studiosi gli reputano come proprie? A chi risalirebbero altrimenti i resti di mura, obelischi, statue, monumenti che gli studiosi fanno risalire anche a 10.000 anni fa, ovvero in un tempo che secondo gli storici non sarebbe rilevante? In tutto il mondo, presso gli indios del Messico e dell'America meridionale, presso gli antichi egizi e gli indiani, miti, leggende e religioni narrano di visite di creature provenienti dal cielo. I documenti scritti ritrovati parlano di dei che visitarono la Terra su strani veicoli celesti. Sarebbe sciocco considerare queste leggende solo come il prodotto di un'accesa fantasia, visto che sono comuni a tutti i popoli della Terra. I racconti della visita degli dei si possono ritrovare ancora oggi, ad esempio nei libri del Kanjur tibetano. Quest'opera comprende oltre 1.000 libri considerati testi sacri e fino ad oggi solo la centesima parte è stata decifrata. In questi scritti ricorrono continuamente le descrizioni di dei che compaiono dal cielo su perle splendenti, racconti di sfere volanti e trasparenti in cui gli dei sono racchiusi. Il Mahabharata, il poema epico nazionale indiano, e i suoi 80.000 versi
risalgono a circa 6.000 anni fa. In esso vi si legge continuamente delle vimana, macchine celesti, capaci di navigare a grandi altezze con l'aiuto di argento vivo e di un possente vento propulsore. Nel 1947, nei pressi del Mar Morto, dei pastorelli trovarono per caso i cosiddetti testi di Qumran, scritti circa 2000 anni fa su cuoio. Anche tali testi narrano storie di strani veicoli celesti e di angelici figli del cielo che scesero sulla terra. Questi messaggeri divini giungevano e si dileguavano in nubi di fumo e di fuoco. Fino ad oggi, soltanto una piccola parte di queste antiche fonti ha rivelato i suoi segreti. Sono molti i documenti scritti su pergamena, corteccia d'albero e tavole d'argilla che sono conservate nella polvere degli archivi di molti musei del mondo. Non si possono liquidare tutte le descrizioni di veicoli celesti e di apparizioni divine come semplici prodotti della fantasia. Sarebbe opportuno, se non doveroso, verificare il fondo di verità che miti e leggende contengono. Ricordiamo che nel 1864 l'archeologo Arish Schliemann, prestando fede ai poemi omerici dell'Iliade e dell'Odissea, considerati da tutti solo leggende, scoprì l'antica Troia. Un tempo egli venne deriso, ma oggi è considerato uno dei più grandi archeologi che la storia ricordi. Anche nella Bibbia si possono ritrovare antichi racconti su cui riflettere. Pensiamo al viaggio celeste di Elia. Questo episodio si trova nel secondo libro dei Re, un racconto in cui strane descrizioni fanno pensare che il profeta abbia assistito e vissuto un incontro con esseri di altri mondi. Un carro celeste, mosso da carri infuocati, giunse dall'alto e prese il profeta con sé. E quando Elia tornò dal viaggio, aveva vissuto esperienze grandiose ed era pieno di immensa saggezza. Nel monastero Deciani, nella Jugoslavia meridionale, ci sono affreschi risalenti al IV secolo che hanno destato l'attenzione di molti studiosi in tutto il mondo. Molti si sono chiesti se i pittori delle icone di Deciani abbiano voluto rappresentare delle navi spaziali. Osservando la loro forma aerodinamica e i getti infuocati, sembrerebbero proprio astronavi o comunque oggetti in grado di volare. I personaggi che assistono alla scena si proteggono il volto con le mani, trasmettendo il loro stupore. Anche le pitture rupestri preistoriche ritrovate in Val Camonica, in provincia di Brescia, danno sostegno alla tesi che esseri cosmici abbiano visitato la Terra. Essi raffigurano esseri celesti in goffe tute, munite di caschi con antenne. A Istanbul, nell'VIII secolo, furono trovate le misteriose carte geografiche portate dall'Oriente dall'ammiraglio turco Piri Reis. Le più antiche risalgono al I secolo d.C. e sicuramente sono copie di carte più antiche. In questa viene rappresentata una parte dell'Europa, dell'Africa e dell'America centro-meridionale. Per poter disegnare questa mappa, l'autore avrebbe dovuto trovarsi in volo sopra il Cairo e avrebbe osservato i continenti con queste distorsioni. Un altro enigma è che questa mappa mostra il Sud America unito alle propaggini attualmente semi-inesplorate e sotto i ghiacci dell'Antartide, proprio come era oltre 11.000 anni fa, in epoca preistorica. Per dare una spiegazione logica, dobbiamo concludere che furono realizzate con riprese aeree da quota orbitale. Ma da chi? Nel Museo Nazionale del Messico è custodita questa immensa pietra, su cui è inciso il calendario degli Aztechi. Ha un diametro di 3,5 metri e pesa 24 tonnellate. Un tempo era completamente dipinta ed era situata davanti al Tempio del Dio Sole. La cosa incredibile è che le immagini mitologiche esprimono il risultato di osservazioni astronomiche di sorprendente precisione. Gli Aztechi calcolarono la durata dell'anno combinando l'osservazione delle orbite lunari e solari e ottennero il nostro stesso risultato, ovvero 365 giorni e un quarto. Come vennero elaborati questi precisissimi calcoli senza telescopi e strumenti matematici? Forse possiamo considerare questi documenti come delle prove
che testimoniano ciò che narrano le leggende di questi popoli, e cioè che i loro antenati ebbero contatti con abitanti di altri mondi, che li istruirono e li aiutarono. Anche le piramidi rappresentano un enorme enigma della storia umana. La base della piramide di Cheope ha un'area di 53.000 metri quadrati. Quando fu completata, era alta 147 metri. Il tempo le ha portato via 10 metri. Il suo peso è di circa 6 milioni e mezzo di tonnellate ed è costituita da 2 milioni e 300.000 blocchi di pietra, ciascuno dei quali pesa 2 tonnellate e mezzo. Queste pietre squadrate vennero trasportate qui dai monti Mokattam, sull'altra sponda del Nilo, in un'epoca in cui non c'erano né gru né autocarri. In che modo? I ricercatori sostengono che ciò fu fatto utilizzando rulli di legno, ma questo è assai improbabile, considerando i pochi alberi che crescevano allora, soprattutto palme, i cui frutti, i datteri, dovevano essere usati per sfamare gli schiavi. A sud-est di Città del Messico, sotto questa collina, giace una meraviglia del mondo ancora sconosciuta, la piramide di Cholula, la più imponente e possente del mondo. La sua massa è il doppio di quella della piramide di Cheope. Questa è la piramide di El Tain, in Messico, enigmatico tempio collina eretto in onore di qualche divinità solare, fra le alture interamente coperte di vegetazione del territorio dei Totonaki. Resta unica nel suo genere. La piramide del Grande Giaguaro è uno degli edifici meglio conservati di Tikal, la più grande delle metropoli sacre dei Maya, in Guatemala. La piramide dell'Indovino, a Uxmal, in Messico, non ha né rampe né piattaforma, ma soltanto 89 scalini. Come spiegare la presenza ovunque nel mondo delle piramidi? Chi dette l'incarico di costruirle? Com'è possibile che popoli che non potevano incontrarsi né conoscersi realizzassero costruzioni nello stesso modo? Poi ci sono molte altre coincidenze. Per esempio, è incredibile come tutte le piramidi avessero i loro lati perfettamente orientati verso i rispettivi punti cardinali. Quali conoscenze spinsero i loro costruttori ad ottenere allineamenti così precisi, realizzabili oggi solo con le apparecchiature più moderne? I lati alla base delle piramidi sono quasi esattamente della stessa lunghezza, rivelando un margine di errore di gran lunga inferiore a quello che si esigerebbe oggi da architetti moderni. Non si può che pensare, considerando ormai moltissime coincidenze, che la costruzione delle piramidi in tutto il mondo ha una relazione con esseri che possedevano tecnologie e abilità che non potevano essere terrestri. Sempre nell'America centrale, a Teotihuacan, a 2000 metri di altezza, ci sono i resti di un'antica città. Teotihuacan significa città degli dei. Anche qui c'è una grande piramide, detta piramide del sole. Nella zona sorge il tempio del dio Quetzalcoatl, il serpente piumato. La tradizione racconta di un uomo barbuto, dalla pelle bianca, venuto dalle stelle. Insegnò agli uomini della terra il diritto e le arti, spiegò loro la coltivazione del mais e del cotone colorato. Poi ripartì verso la stella del mattino, ma promise di tornare in un lontano futuro. Uno dei documenti più eclatanti, studiati da coloro che vogliono provare il contatto di esseri cosmici con i popoli del passato, è la pietra tombale del dio Re di Palenque. La pietra raffigura un uomo seduto, incapsulato in una struttura apparentemente metallica e occupato a controllare strumenti, non solo con le mani, ma anche con i piedi. Nella struttura sono identificabili prese d'aria anteriori, vani e compartimenti, sul retro getti di fiamme espulse da tubi. Questa, secondo molti, sembrerebbe la posizione di un odierno pilota spaziale. Anche l'isola di Pasqua, sperduta nel Pacifico meridionale, racchiude una serie di misteri che forse si collegano a quelli di molte altre parti del mondo. Su questo piccolo lembo di terra, di origine vulcanica,
si ergono centinaia di gigantesche statue di pietra. Oggi sull'isola vivono circa 2000 persone, ma gli scienziati sono concordi che non ve ne furono mai più di 4000. Questo fa nascere una serie di dubbi su chi abbia potuto realizzare queste sculture, visto che ancora oggi, come in passato, il 70% della popolazione è costituito da donne, bambini e vecchi, e che la maggior parte degli uomini sono occupati nella ricerca del cibo. Il numero degli scalpellini disponibili era assolutamente insufficiente per realizzare le oltre 600 enormi figure di pietra, alte 20 metri e pesanti fino a 400 tonnellate. La pietra veniva prelevata nei pressi del cratere del vulcano Ranoraraco, poi, successivamente, i colossi dovevano essere trasportati fino a 230 km di distanza. Ma il problema è che non c'erano né schiavi e né alberi per farne rulli di legno, e in nessuna parte dell'isola ci sono tracce di trascinamento o piste di rotolamento. Le leggende narrano che i colossi di pietra si muovevano da sé, grazie ad una forza misteriosa che solo due sacerdoti controllavano, ma che un giorno i sacerdoti scomparvero con il mana, cioè una forza considerata dagli indigeni magica e potente e sconosciuta. Questa è Cuzcon, nelle Ande peruviane, situata a 3600 metri, e secondo una leggenda fu fondata dai messi del dio del sole. Le costruzioni risalgono al tempo degli Incas, che costruirono queste mura possenti sovrapponendo semplicemente le pietre, senza malta e senza leganti di nessun genere. Nelle giunzioni non entra nemmeno uno spillo. Possiamo ritrovare muri costruiti nello stesso misterioso sistema a 6000 km di distanza, in mezzo al Pacifico, proprio sull'isola di Pasqua. Forse gli scalpellini dell'isola ebbero gli stessi maestri degli Incas? A nord di Cuzco si trova Sacsayhuaman, dove giganteschi blocchi di pietra formano una muraglia lunga 500 metri. All'epoca degli Incas, queste costruzioni erano già antichissime, e quando i conquistadores spagnoli chiesero alle popolazioni locali chi avesse costruito le mura, essi risposero che erano stati discendenti di Viracocha, un popolo di dei barbuti dalla pelle bianca e dai capelli rossi. A 2600 metri troviamo Machu Picchu, la cui storia narra di essere stata fondata dal popolo degli dei dalla pelle bianca e i capelli rossi, discendenti di Viracocha. Anche il lago Titicaca, a 4000 metri di altezza, nasconde molti segreti. Secondo la leggenda, tramandata dai popoli che abitano sulle sue rive, in un lontano passato giunse qui la grande madre Orean, scendendo sulla terra in un aureo vascello celeste. Essa portò agli uomini sapere e abilità in tutte le cose e tornò poi alle stelle. Rimase di lei Tiahuanaco, il luogo sacro più antico del mondo. Oggi Tiahuanaco dista 30 km dal lago Titicaca, ma si dice che le sue onde un tempo bagnassero le scalinate dei templi. In effetti, sappiamo che le acque del lago si ritirano di 3 mm l'anno. Dunque, se Tiahuanaco ora è a 30 km di distanza, quanto tempo deve essere passato da quando le acque del lago bagnavano le scale dei templi? Probabilmente più di 10.000 anni, quindi non in tempi storici. Ma la cosa più enigmatica lasciata dallo sconosciuto popolo di Tiahuanaco è la Porta del Sole, tagliata in un blocco solo, pesante 10 tonnellate. 48 figure quadrate fiancheggiano su tre file una forma incomprensibile e compongono un calendario astronomico. Ma non è quello terrestre. Si tratta infatti del calendario del pianeta Venere. Come giustificare le straordinarie conoscenze che questo popolo possedeva? In tutti i continenti troviamo testimonianze del nostro misterioso passato. Anche in Australia, di cui si ignorava l'esistenza fino alla fine del 1700.
sulle montagne rocciose dell'Australia nord-occidentale, vi sono pitture rupestri eseguite in tempi molto molto remoti. Disegni che con tutta probabilità sono tra i più antichi messaggi della storia umana. Ritraggono esseri con il solito casco e una specie di tuta spaziale. Questo disegno rappresenta Vondina e altri esseri, divinità della Via Lattea, che secondo le leggende vennero a visitare i figli della Terra. Anche Vondina scese dal cielo e alla fine della sua missione partì su un carro di fuoco. Non può essere un caso che gli artisti di tutte le parti del globo abbiano rappresentato e parlato degli stessi esseri, a meno che non abbiano avuto gli stessi modelli, in Australia, in America, in Africa, in Europa e in Asia. Inoltre, in tutto il mondo, giganti di pietra ed edifici eretti a glorificare dei venuti dal cielo. Questo disegno rupestre raffigura un carro celeste. È stato rinvenuto in Giappone e ha 7000 anni. Questo monile proviene dalla Colombia e ha più di 1000 anni. Non si può pensare che tutte queste prove siano delle coincidenze. Nel Perù meridionale si trova la misteriosa piana di Nazca, percorsa da linee che, viste da terra, non hanno nessun senso. Non sono altro che solchi tracciati nel terreno arso dal sole, non meno di 2000 anni fa, ma molte cose fanno pensare che siano molto più antiche. Osservando il terreno da un aereo, ci si accorge che le linee hanno un senso preciso e addirittura rappresentano giganteschi disegni. La cosa impressionante è che nessuna di queste figure è riconoscibile da terra e nei dintorni, per di più, non ci sono nemmeno montagne o alture da cui sia possibile guardare dall'alto la pianura. Si tratta infatti di 300 km quadrati di tavolato ininterrotto. Dunque, chi le ha realizzate poteva osservarle dall'alto e quindi doveva essere in grado di volare. Ma l'uomo non è stato in grado di farlo prima dell'inizio del XX secolo. Oltre a disegni realizzati tra l'altro nella stessa scala ciclopica, sono state tracciate gigantesche linee geometriche. Alcune di esse corrono parallele, altre si incrociano. Questi tracciati iniziano e finiscono misteriosamente in mezzo alla pianura, senza alcun apparente significato logico. Colpisce la loro precisione. Sono infatti straordinariamente dritte per chilometri e chilometri. Numerosi sono coloro che sostengono che solo esseri provenienti da altri mondi, in grado di volare e con conoscenze tecnologiche avanzatissime, potevano essere gli artefici di simili opere, perché solo dall'alto era possibile disegnare e dare un senso a questi segni. Secondo alcuni, la piana di Nazca era usata come un immenso aeroporto. In verità, nessuno conosce la loro reale funzione, ma la cosa sicura è che i popoli del passato non avrebbero potuto, con le loro conoscenze, realizzarle senza l'intervento di una qualche forza superiore e probabilmente proveniente da un altro mondo. Inoltre, la gente di queste parti è fermamente convinta che non sia stata opera dei loro antenati, ma bensì di dei che venivano dal cielo con stelle lucenti e che migliaia e migliaia di anni fa lasciarono le loro impronte anche in altre parti della regione andina. Queste sono solo una parte delle innumerevoli prove che testimoniano una realtà le cui origini risalgono al passato. Tutti i contattisti, come Adamski, Meyer, Siracusa, Menger e altri, affermano che civiltà extraterrestri hanno da sempre seguito e visitato la Terra, accompagnando gli uomini nella loro evoluzione con lo scopo di aiutarli. La lunga storia delle civiltà umane è stata caratterizzata da periodi di sviluppo e da numerose epoche di declino. E questo soprattutto a causa delle guerre, delle invasioni,
della ricerca di potere da parte di alcuni popoli che hanno continuamente agito sottomettendo altri alla loro egemonia. Gli esseri celesti, di cui rimangono moltissime testimonianze, contattarono soprattutto i popoli più inclini a sviluppare valori e conoscenze positive, con la speranza che essi le trasmettessero ad altri, ma assistettero sempre al prevalere dell'ignoranza e della distruzione. Molti e diversi furono i nomi che i popoli di tutta la Terra attribuirono a questi strani personaggi. Possedevano abilità e conoscenze tali che venivano considerati e ricordati come dei. I romani li vedevano viaggiare con scudi di fuoco, i persiani con tappeti volanti e i profeti biblici osservavano i loro mezzi descrivendoli come carri di fuoco, nuvole o cerchi. I nostri antichi padri entrarono davvero in contatto con esseri evolutissimi, provenienti da altri mondi del sistema solare e da lontane costellazioni del nostro universo. Essi vennero sulla Terra per lo stesso motivo per cui sono sempre venuti, per aiutare, per dare agli uomini di questo mondo lume di conoscenza dei reali valori esteriori ed interiori. Vengono per insegnare la legge dell'amore universale. Oggi questi esseri seguono ancora il pianeta Terra, forse ancora più di prima, e la loro presenza è conosciuta soprattutto in relazione agli avvistamenti di UFO, ma la loro influenza sulla nostra civiltà è molto più vasta di quanto si potrebbe immaginare. Il nostro pianeta è proiettato verso una dimensione superiore ed il loro compito è di preparare l'uomo nuovo con tutti gli attributi evolutivi che esso deve necessariamente realizzare: giustizia, pace, amore e fratellanza universale. La loro presenza è in fondo giustificata da una legge cosmica e vuole significare la sicurezza di chi ha il diritto e il dovere di presiedere e governare l'evoluzione delle specie viventi sul nostro pianeta. Essi ci osservano e ci contattano da secoli e ci guidano verso mete che ci sono state destinate da quando l'uomo è comparso sulla Terra. Il loro ritorno in questo tempo sarà il preludio di vastissimi mutamenti. Il loro programma viene attuato con metodologie particolari, spesso per noi incomprensibili, come manifestazioni popolari, interventi oculati e rapporti attraverso alcuni uomini da loro scelti come contattati. Il loro interesse è rivolto principalmente a farci comprendere chi sono e che cosa possono fare per impedirci di procedere ulteriormente verso l'annientamento della nostra civiltà. Il loro compito principale è evitare che la parte migliore della nostra specie venga coinvolta nella spirale del male e spinta verso un processo negativo e distruttivo. Ma le difficoltà che incontrano sono molte, a causa della non disposizione della maggioranza dei terrestri ad accettare la loro realtà, assolutamente priva di ogni senso coercitivo, a differenza di quello che i media vogliono farci credere attraverso film o altro. La metodologia che usano nel proporci i valori fondamentali della loro presenza è oggi diversa da quella usata nel passato, e questo in conformità alla crescita delle nostre capacità intellettive e tecnologiche, che ci consentono una più chiara capacità di intendere e di ridimensionare i concetti che un tempo non potevamo assimilare, perché privi delle conoscenze che oggi possediamo. Essi hanno il preciso compito, per volere della suprema intelligenza creativa, di provocare nella nostra reale personalità spirituale una forza che solleciti la predisposizione necessaria affinché una nuova luce animi di consapevolezza la nostra coscienza di essere.
vorrebbero che noi superassimo i problemi di fondo che ancora ci producono distonie negative ed incapacità di superare concetti non più validi e non più efficienti per una maggiore conoscenza della nostra esistenza e del suo vero significato. Questi esseri meravigliosi sanno benissimo quanto sia difficile per noi spogliarci dalle nostre credenze e congetture, e sanno anche quante difficoltà si antepongono a questo. Ma è vero che conoscono le nostre capacità di superare dubbi, perplessità e quant'altro si oppone ad una nostra libera disponibilità nell'accettare, come del resto hanno fatto loro in un remoto passato e come accade in tutte le civiltà che popolano gli innumerevoli mondi, quando devono superare uno stadio di coscienza inferiore per raggiungere uno stadio evolutivo superiore. Ieri, come oggi, la loro è stata un'offerta, mossa solo dall'amore, il principio fondamentale dell'universo, che regola ogni movimento, fisico, psichico e spirituale. A tutti è data la possibilità di partecipare all'evoluzione della vita sul nostro pianeta, ed essi seguono e aiutano tutti coloro che possono e vogliono contribuire a questo programma. Quando l'uomo era con la clava sulle spalle, i signori che lo avevano reso a loro immagine e somiglianza spesso lo visitavano. La loro scienza provocava ai primati dell'uomo una serie di traumi tali da indurlo a credere nella deità di questi personaggi, che scendevano dal cielo con mezzi somiglianti alle stelle della notte. La saggezza, il comportamento, l'abbigliamento e la luce che essi stessi emanavano suscitavano in loro una venerazione, una coscienza religiosa, un senso profondo di gratitudine per le premure ricevute attraverso i primi elementari insegnamenti che attingevano per mezzo di chi, tra loro, emergeva per essere un tramite, un contattista. Diedero loro ottimi consigli per una rapida ascesa evolutiva, intervenendo spesso per rendere più sicura la loro sopravvivenza nella difficile lotta con i dinosauri ed altri animali che popolavano la primitiva natura del pianeta. I primi contattisti, gli unici a conoscere il volere operativo dei Signori della Luce, dovettero non poco faticare per far comprendere agli altri la necessità di credere ad una intelligenza soprannaturale che vigilava e che interveniva in loro favore, che li tutelava e li istruiva affinché conservassero integra la conoscenza di essere strumenti dello spirito onnicreante, della luce che crea, rende vigoroso il corpo ed illuminata la mente. Bisogna realizzare che è arrivato il tempo che ogni uomo comprenda che deve espandere la propria coscienza, realizzando e facendo propri quei valori universali per cui è stato creato. Dei, semidei, angeli messaggeri, sacerdoti e molti altri sono stati i nomi che i popoli della Terra hanno dato agli esseri meravigliosi che hanno seguito e seguono l'evoluzione umana. I contatti e gli incontri con loro sono sempre avvenuti e continueranno a verificarsi sempre di più, fino al giorno in cui la loro presenza sulla Terra sarà visibile a tutti, e questo accadrà quando avremo saputo comprendere con umiltà e senza orgoglio che l'universo è immenso e che la vita nasce e si sviluppa in ogni suo punto attraverso l'intervento di esseri evoluti che con amore e per volere dell'intelligenza suprema programmano, realizzano e seguono la nascita delle civiltà e dei mondi nelle infinite galassie che popolano il cosmo.